Ciao a tutte ragazze, bentornate sul canale. Finalmente posso registrare dei video Avon perché per tanto tempo ho aspettato questi due ordini di campagna 18 e il primo ordine di campagna 1, perché poi in realtà ho una lista di prodotti che mi sono stati ordinati e quindi vorrei appunto prenderli prima che scada la campagna appunto 1, perché ci sono anche delle cosine di campagna 18, quindi ne vedrete comunque un altro, seppur in ritardo magari rispetto proprio alla campagna 1. E questo appunto è il video haul di campagna 18 e di campagna 1. Sono giusto quattro cosine che io ho voluto prendere perché in realtà ho fatto la spesata nelle novità e ci sono tante tante cose delle clienti che devo farvi vedere, quindi questo sarà il primo video un po' più veloce, però ne vedete sicuramente comunque degli altri. Colgo l'occasione per salutare Lucrezia, che è una ragazza che conosco e che mi ha chiesto, diciamo, dei nuovi video. Quindi ciao Lucrezia, so che i miei video ti aiutano a dormire meglio, quindi ne sono contenta. No, mi ha detto che è una voce molto rilassante, anche se magari Alfredo avrebbe da contestare su questa cosa. Comunque, bando alle ciance, vi faccio vedere che cosa ho preso io. Ovviamente si tratta di cose che sono in catalogo già da tanto tempo, quindi, oppure delle offerte a noi presentatrici, quindi per le novità vi rimando all'altro video. In generale dovevano arrivarmi altre cose, anche fra le novità, però purtroppo non sono arrivate. Come prima cosa vi faccio vedere questa qui, che è un pettine scioglinode, adesso ve lo apro e ve lo faccio vedere. Questa volta sono munita di forbici. Allora, in vista di una futura casa, in vista del fatto che nella futura casa avremo una cosa come tre bagni, in pratica, no, un bagno in camera, una lavanderia e un bagno, diciamo, per gli ospiti, ho pensato che comunque era cosa buona e giusta cominciare a pensare comunque agli accessori, cioè alle spazzole. E dato che le spazzole Avon sono molto buone e costicchiano, ho pensato di cominciare un pochettino la collezione. Non sono pazza perché anche altre persone hanno fatto così, quindi non mi prendete per pazza. Comunque, questa è la prima cosa che ho deciso di prenderle, di questa ne prenderò un'altra sicuro perché il pettine scioglie i nodi e capite bene che io ne ho un bel po' bisogno. Mi piace tantissimo questa nuova linea dell'Advanced Techniques perché sono veramente molto resistenti, e sono anche belli come design, secondo me. Comunque sono davvero bellissime. Quindi questo è il primo acquistino che ho fatto. L'avevo preso con la lacca per i capelli che serviva ad Alfredo, però purtroppo la lacca non è arrivata. Poi tripudio di Bubble Bath, perché allora ho preso uno Spring Bouquet, perché l'ho adorato, mi è piaciuto e quindi ho pensato di prenderne un altro. Questo appunto è il nuovo Bubble Bath, comunque per la primavera 2018, e ho pensato di prenderne un altro, insomma, per le clienti. Quindi l'altro l'avevo sniffato e mi era piaciuto. Poi ho preso dalle offerte a noi presentatrici Fresh Peach, che invece è un altro bubble bath, questo alla pesca. Io adoro l'odore di pesca, quindi questo non potevo non prenderlo, l'ho preso proprio per me e adesso lo odoriamo insieme. Anche se già l'odore si sente senza aprire praticamente la boccettina, praticamente sa di fior di fragola. Non so perché. Comunque è buonissimo, davvero davvero buono. Se non sbaglio era uscito l'anno scorso in estate, io l'avevo preso, comunque l'ho ripreso. E poi ho preso invece un set che era 7,50 euro, contava 4 prodotti di uso quotidiano che io comunque utilizzo, quindi li ho voluti prendere. Allora, un altro bubble bath White Lily, questa volta questo è al giglio bianco. E questo lo utilizza soprattutto mia mamma, mia nonna, gli piace molto. È comunque una profumazione che ogni tanto anche a me piace perché si stacca da queste profumazioni che sono un po' più forti. E questo, se volete provare un bubble bath che non abbia un odore troppo forte, che magari per provare la consistenza, la durata, l'idratazione sulla vostra pelle, ve lo consiglio. E poi magari vi potete avventurare in profumazioni più
intense. Sempre nel set c'era dell'Avoncare il 3 in 1 e tanto che non lo prendo, ma questo prodottino è fantastico perché è un ottimo struccante, è un gel detergente, lo potete utilizzare per lavare il viso ed è veramente fantastico, costa tipo 1,50 euro, 1,95 euro, in questo caso era nel set, ma comunque è un ottimo prodotto. Ci sono tante ragazze che comunque lo utilizzano e lo adorano questo prodottino. E in vista dell'estate, non so voi, però io odio tutti questi trattamenti, tutte queste cose, vado un po' alla spiccia e questo comunque è ottimo. Poi c'era una crema della Footworks. Sono andata un po' a memoria, ma spero che sia così. Questo set, questo è un trattamento per talloni screpolati con olio di vinacciuoli e burro di karité. Bisogna appunto applicarlo da 1 a 3 volte al giorno e dato che io ci soffro purtroppo di pelle secca, questo lo devo utilizzare subitissimo e ho finito da poco un prodotto per i piedi. E poi c'era questa qua che è una maschera, se non sbaglio, senza risciacquo. Aspettate che lo cerco. No, si deve appunto risciacquare. È al pompelmo, frutto della passione, con complesso vitaminico. Penso di vitamina B3, B5 e vitamina E. Questi trattamenti della All Naturals sono veramente molto molto buoni. A me piacciono appunto tantissimo. Quindi, se li volete provare, ve li consiglio, anche perché adesso in campagna 1, se non sbaglio, c'è uno shampoo e un trattamento a 5 euro. Anche il colore è fantastico e sa proprio di frutto della passione, proprio alla grande. E mi piace da morire questo trattamento. Comunque, questi sono tutti i prodottini che ho preso per me per l'uso quotidiano. E poi, allora, vi faccio vedere due prodotti che non avevo mai preso. Allora, in realtà uno è un set di ombretti ed è il Berry Love. Non so se avete presente che in campagna 17 c'era la promozione per poter prendere un prodotto a 3 euro fra dei prodotti che in realtà costano sempre molto di più, fra cui questo. Quindi io questo l'ho preso. In realtà non avevo bisogno di questo quad di ombretti, però lo voglio tenere per regalarlo alle clienti che mi fanno degli ordini o se una cliente lo vuole acquistare, e questo è il quad. È molto bello perché ha comunque dei colori, diciamo, molto molto belli. Ha questo marrone che è matte, e di solito questi colori matte di Avon sono pigmentatissimi. Poi ha questo sorta di beige satinato freddo. E poi un rosa e un beige glitterato che ha dei piccoli comunque glitter. Al solito conoscete il quad di Avon, il packaging e tutto con lo specchietto, eccetera. Quindi io questo l'ho voluto appunto prendere. E poi ho voluto prendere un trattamento che in realtà magari si prende quando si è più in là con l'età, però per combattere le rughe, in realtà mia nonna mi ha sempre insegnato che bisogna cominciarci da giovani, quando ancora le rughe non ci sono, comunque cominciano a spuntare. Quindi, dato che vado per i 30, ho voluto prendere questo delle New Clinical. Era in offerta per noi presentatrice, ma comunque non era una grande offerta perché era sulle 10 euro. Però l'ho voluto prendere anche perché il packaging è fantastico. E io comunque questi prodotti per le rughe non so perché mi affascinano. E comunque sono dell'idea anch'io che bisogna comunque cominciarci già presto. Io è da circa 20-22 anni che comincio a usare prodotti per la pelle e comunque la sento veramente morbida. Cioè, quando io non uso questi prodotti per un po' di tempo, sento la differenza. Comunque, il prodottino è questo qui, vedete, è molto molto bello. Praticamente si apre, da qua si gira, cosa fantastica, e qui esce il prodotto che voi potete andare ad applicare. Lo faccio adesso perché non ho make-up in pratica, infatti mi scuso anche per questo. E poi si va semplicemente a picchiettare. Stavo sentendo se l'odore, scusatemi, guardo nello specchio, è un po' quello del... Sì, ho la matita comunque, ma non ho il correttore, per questo vi dicevo che non sono truccata. Volevo sentire se dall'odore assomigliasse a un altro prodotto, sempre delle New Clinical, ma in realtà non, no, ha un odore diverso, quindi sarà un prodotto che non ho mai provato. E comunque vedete che io qui
tendo, cioè non ho ancora le zampe di gallina, però ovviamente tutti tendiamo ad avere le zampe di gallina, quindi io volevo evitare perché non così, insomma, e quindi questo è il prodottino. Si sente tanto, ragazzi, cioè io già sto sentendo comunque la pelle un pochettino tirare. E scade, ha una scadenza di 12 mesi. Ultimamente guardo sempre la scadenza dei prodotti e con AF33. Quindi, insomma, questo qui. E nulla, ragazzi, io la scatolona dove avevo messo tutte le mie cose è finita. Adesso vado subito a girare gli altri video. E quindi niente, vi aspetto sul canale. Vi ringrazio per aver visto questo video. Mi aspetto come sempre tanti tanti commenti qui sotto. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo. Ciao, ragazze!